Siamo allo stand della Camera di Commercio, siamo con Norina Sarracco, che è dell'ITS, che sono Academy Turismo. Organizziamo, anche perché per organizzare gli eventi, e qui ne abbiamo credo sicuramente qualche esempio, o per organizzare qualunque tipo di manifestazione, bisogna avere sicuramente delle capacità, bisogna avere delle nozioni. Una volta, fino a poco tempo fa, o fino a non molto tempo fa, penso che fosse un tipo di attività dove uno in qualche modo si avvicinava così quasi per fortuna o per scommessa. Adesso invece si deve innanzitutto regolamentare e innanzitutto trovare qualcuno che insegni a fare esattamente questo tipo di attività. È giusto, Norina? Corretto, esatto. Infatti le Academy nascono 10 anni fa per volontà ministeriale nazionale, proprio per avvicinare, quindi per dare un approccio concreto dell'istruzione, della formazione post diploma e post laurea in collegamento con l'azienda, come diceva lei, con il mondo del lavoro. Perché ci sono alcuni mestieri, come appunto quelli dell'organizzazione eventi, dell'hospitality, che hanno sì delle specializzazioni fino a un certo punto, ma non superiori. Per cui il progetto che si sviluppa in 2 anni con un numero limitato di studenti, quindi massimo 30 studenti per aula, completamente finanziato, quindi a costo zero per gli studenti che vengono selezionati e che vengono quindi poi formati per andare a lavorare nel settore di riferimento dalle aziende stesse che progettano con noi i percorsi, vanno in aula ad erogare la formazione che ormai è talmente in evoluzione veloce che non prevede più una possibilità di avere addirittura una messa sul libero praticamente per quanto si evolva e poi di entrare subito nel mondo dell'azienda come professionisti. Quindi finita la maturità, quindi le scuole del diploma, insomma, questa è una opportunità per avvicinarsi a un tipo di attività come questo. Ma come si fa ad accedere? Come si può venire selezionati? L'ITS, c'è il sito dell'ITS Piemonte, per di più l'ITS Piemonte a livello nazionale è una delle eccellenze perché quest'anno nelle graduatorie nazionali è primo assoluto ed è anche primo con tutti i corsi premiati, quindi qualunque settore dell'ITS Academy in Piemonte è un'eccellenza. Ogni settore quindi ha un sito di riferimento, come noi abbiamo l'ITS Turismo Piemonte, si può andare sul sito, si possono seguire i canali social e solitamente le selezioni avvengono, le domande tra luglio, agosto e settembre, le selezioni a settembre. Quindi io metto a caso che voglia in qualche modo interessarmi all'hospitality che c'è per gli eventi, per i personaggi e queste cose qua, voglio fare quel corso lì, cosa devo fare di preciso? Si può andare agli Open Day che noi sponsorizziamo, pubblicizziamo e che stiamo proprio in questo periodo svolgendo, quindi andando il modo migliore appunto con i social o sul sito dell'ITS Turismo Piemonte e verificare quali sono le possibilità di contatto. Per di più ci sono ovviamente, questa è un'altra peculiarità dell'ITS, persone dedicate all'orientamento anche singolo della persona. Allora, l'Accademia per poter realizzare e poter partecipare, lavorare in questi grandi eventi, che poi potremmo elencarli, ma sono tantissime le specializzazioni che si possono prendere avendo fatto questo tipo di Accademia. Norina Sarracco, grazie mille. Grazie a voi.